Prego la regia di iniziare la registrazione da remoto. Benvenuti nella sala stampa di Montecitorio per Patrimonio Italiano Award Movie. Oggi consegniamo dei premi, un premio importante qual è quello di Patrimonio Italiano Award. Un caro saluto anche agli amici che ci ascoltano e ci vedono attraverso la web TV della Camera. E oltre agli attori e agli artisti presenti, mi è doveroso, porgere il benvenuto a Sua Eccellenza l'ambasciatore dell'Albania, presso la Santa Sede, Majlinda Dolaj. Grazie per essere qui con noi. Ecco, io adesso darei la parola a Luigi Liberti per introdurre il premio. Prego, Luigi. Allora, prima di iniziare, ovviamente come tradizione, iniziamo la nostra cerimonia con l'inno italiano. Pomeriggio a tutti, purtroppo gli impegni elettorali mi costringono ad essere qui negli Stati Uniti, ma ho voluto essere presente idealmente con questo messaggio a testimonianza dell'importanza che riveste questo premio. Ringrazio tantissimo Luigi Liberti e Mike Pilla per averlo organizzato e saluto tutti voi che siete presenti e coloro che ci seguono dalla web TV della Camera dei Deputati. Vi ringrazio per il vostro impegno professionale, facendo conoscere anche qui in America il Made in Italy culturale, veramente molto apprezzato, di cui la produzione Un posto al sole, frutto dell'operosità del centro di produzione RAI di Napoli, è un'alta espressione. Voglio complimentarmi con i premiati, Sofia Milos, attrice di origini italiane, che si è affermata negli Stati Uniti, protagonista di serie di successo come CSI Miami, Il Soprano, la direttrice del centro produzioni RAI di Napoli, Cinzia Guzzi, che produce Un posto al sole. Una produzione italiana amatissima, soprattutto molto molto vista all'estero. Ha il merito di ridurre le distanze con gli italiani che risiedono all'estero, raccontando quotidianamente l'Italia attraverso i suoi personaggi. E a proposito di personaggi, saluto i due attori premiati, Maria Giulia Cavalli e Riccardo Polizzi Carbonelli. Grazie a tutti e vi lascio in compagnia di Gianni Lattanzio e Luigi Liberti con il proseguimento di questo incontro. Io parto che ho il volo tra pochissimo, mi trovo in aeroporto infatti. Arrivederci a tutti. Allora, come avete ascoltato, abbiamo riportato il saluto dell'onorevole Nissoli che è stata, diciamo, trattenuta negli Stati Uniti, arriverà in ritardo, però ecco, non ha voluto far mancare il suo saluto, soprattutto perché poi lei è testimone principale dell'affetto che tutti voi ricevete dagli italiani eletti all'estero. Perché ecco, ripeto, questo premio, ci tengo sempre a precisarlo, non premia l'eccellenza in sé, ma premia proprio l'italianità e soprattutto la voce dei tanti italiani che si sentono orgogliosi di essere rappresentati da voi. Di essere rappresentati da tutto ciò che è Italia, ovviamente tutto ciò che è bella Italia. E io inizierei subito questa cerimonia di premiazione, grazie, chiedendo l'ausilio della collega Marilena Alesso che modererà la premiazione. Grazie, in genere insomma, chi parla non chiede l'applauso, però in questo caso è doveroso soprattutto perché
Si tratta di persone che credono tantissimo negli italiani che hanno successo all'estero e quindi il plauso va a chi da tanti anni ha deciso di ideare questo premio Patrimonio Italiano Award. Stasera, oggi ci occuperemo della sezione spettacolo, quindi complimenti a Luigi Liberti e Mike Pilla che non è presente, però sono veramente la mente, il braccio, gli ideatori di questo riconoscimento così importante. Come diceva lui, noi cerchiamo di portare avanti tutte le persone, gli italiani che si sono distinti nel mondo portando avanti la tradizione, la cultura e soprattutto quelle che sono i nostri usi e i nostri costumi. Andiamo a conoscere la prima premiata di oggi ed è Sofia Milos, che adesso arriverà al centro insieme a Gianni Lattanzio e il nostro Luigi Liberti. E andiamo a leggere insieme, a scoprire la motivazione perché questo premio così importante viene conferito a Sofia Milos. È un'attrice di origini italiane, rappresenta un vanto per tutte le comunità di italiani sparse nel mondo, essendo riuscita a salire agli onori della critica cinematografica americana grazie alle sue interpretazioni in CSI Miami, The Border e The Sopranos. Tantissime cose, tanto talento, questa è Sofia Milos. Complimenti e congratulazioni. Qui? Perfetto. Ok, grazie a tutti e buongiorno. Sono molto grata e onorata di essere qua, grazie al messaggio dell'onorevole Fuchs e Nisoli Fitzgerald, grazie Gianni Lattanzio, Luigi Liberti e l'altro organizzatore di questo prestigioso evento, Mike Pilla, che non è qui oggi con noi. Sono molto, molto grata di essere qui a ricevere questo premio prestigioso dal Parlamento e alla Camera dei Deputati a Roma. Hollywood è bella, però essere alla Camera dei Deputati in Italia è un onore. La casa degli italiani. La casa degli italiani. E appunto, dicendo alla casa degli italiani, io sono immigrata in America da 28 anni, e, però l'italianità, tutta la nostra cultura, la nostra estetica, il nostro mangiare, la lingua italiana, non l'ho mai dimenticata, l'ho sempre avuta nel cuore e sempre sarà nel cuore. Penso di aver intinto tutto il mio lavoro artistico sicuramente con la mia italianità e di questo sono fiera. Sono orgogliosa di essere stata un po' spavalda, coraggiosa di essere partita a una giovanissima età a Los Angeles, Hollywood, il mondo di tante opportunità ma anche di tante distrazioni e di non aver dimenticato da chi sono, da dove sono, figlia di immigrati comunque, e di aver valorizzato cos'è la nostra cultura e di averlo portato attraverso, forse anche di aver sfidato a livello internazionale lo stereotipo di che cosa dovrebbe essere un italiano, portando il vero italiano, la nostra cultura nel mondo, e di anche aver sfidato il stereotipo che una donna bella non fosse intelligente, non è così. E oggigiorno è sempre più dimostrato, io credo a modo mio, nel mio piccolo, sono 20 anni che vado contro questo stereotipo accettando dei ruoli di donne molto forti come appunto Detective Elena Salas in CSI Miami per 7 anni, la boss napoletana, donna Annalisa Zucca in Sopranos, Special Agent Bianca Lagarde in The Border, un agente segreto in Project Blue Book di Robert Zemeckis, o un avvocato potente in Chicago Justice di Dick Wolf, e così via. Quindi comunque contribuendo nel mio di cambiare questa narrativa che oggi si fa più spesso e volentieri, di questo sono molto felice, no? Voglio quindi ricordarvi a tutti che portare la nostra italianità, l'orgoglio di essere italiana in tutto quello che faccio, con i miei amici, cucinando, nella mia arte, nel mio lavoro, e per me è stato un modo, attraverso questi 28 anni, di unirci, e credo che questo sia il vero patrimonio. Quindi è per questo che sono molto grata
molto orgogliosa di ricevere appunto questo patrimonio italiano. Grazie mille alla Camera dei Deputati e grazie al pubblico italiano. Grazie. Grazie a te. Grazie a lei. Lei ha parlato sostanzialmente di cultural heritage. Ecco, le volevo chiedere quanto è importante il cultural heritage italiano negli Stati Uniti, anche in relazione al proprio lavoro, nella fattispecie al lavoro nel mondo del cinema. Bellissima domanda, appunto per me è stato molto importante di intingere tutto quello che faccio e essere me stessa, e essere me stessa e essere italiana, portare la mia italianità, la nostra immensa estetica. In questo viaggio sono stata giù a Positano, a Amalfi Coast, a Sorrento, a Venezia, con le lacrime, il cuore, perché abbiamo un'estetica, una sensibilità, una cultura qui che è immensa e il mondo può solo che aspirare di intingere un po' tutto con la nostra sensibilità estetica e cultura. Grazie, grazie. Allora direi che possiamo procedere. Sì. Luigi, tu hai qualche domanda? Prima di procedere, sì, volevo chiedere una curiosità, fare una domanda a Sofia. Ti viene voglia di tornare in Italia? Ecco, si parla sempre di ritorno alle radici. Ecco, ti andrebbe di tornare in Italia e recitare in Italia? Assolutamente sì, magari CSI Roma. CSI. No. Ok, vabbè, abbiamo lanciato un'idea, vediamo un po' come va. No, molto volentieri. Passiamo direttamente alla cerimonia di premiazione. E allora consegniamo questo importante riconoscimento Patrimonio Italiano Award. Oggi va alla nostra bravissima attrice Sofia Milos. Ok, grazie. Complimenti, Sofia, che poi io voglio ricordare che sei figlia di padre italiano, no, e madre greca, e abbiamo letto anche un po' del suo curriculum. Grazie mille, grazie. Grazie. Mille. Ok, grazie a te. Grazie a lei, complimenti. E Cristopoli. Mi lascio l'inca? E adesso riprendiamo con la seconda premiata, che però non è presente, quindi possiamo poi mandare un suo videomessaggio. Buongiorno a tutti. Eccola, un grazie speciale, va. Leggiamo prima la motivazione. La premiata è Cinzia Guzzi, produttore esecutivo del centro di produzione RAI di Napoli, ricopre da anni un ruolo chiave nella realizzazione di Un posto al sole, la produzione italiana più longeva e più vista e apprezzata nel mondo. Il suo lavoro e le sue abilità contribuiscono in maniera importante al successo di questa produzione, fiore all'occhiello del centro produzioni RAI di Napoli. E allora ecco in questo video RVM il direttore di produzione RAI di Napoli, Cinzia Guzzi, che non è potuta intervenire di persona, ma ci vuole salutare. Vediamo. Salve, buongiorno a tutti. Un grazie speciale va a Mike Pilla, Luigi Liberti di Patrimonio Italiano TV per questo meraviglioso e fantastico riconoscimento. Sono orgogliosa, sono molto molto emozionata. E far parte del gruppo di Un posto al sole è un onore, condividere con tutti gli attori, le maestranze, questo premio è veramente un grandissimo orgoglio. Abbiamo superato le 6.000 puntate e tra qualche giorno ci apprestiamo a iniziare la 27ª serie. È un prodotto visto all'estero, in America in particolar modo, e veramente ci riempie di orgoglio. Per cui grazie ancora e condividerò con tutti i miei colleghi di lavoro e gli attori questo fantastico premio. Grazie ancora. Salve, buongiorno a tutti. E complimenti allora alla nostra premiata Cinzia Guzzi. Immagino, Luigi, che vuoi dire insomma qualcosa, sì, no? Ovviamente io da napoletano ho sempre un orgoglio in più quando premio delle realtà napoletane. E soprattutto ci tengo particolarmente a Un posto al sole perché, devo essere onesto, non avevo la percezione di quanto fosse importante e seguito all'estero. Perché ecco, magari noi in Italia siamo abituati a delle serie che immaginiamo essere conosciute, popolari, però il significato reale di Un posto al sole è un significato molto profondo. Un posto al sole mantiene vivi i legami di tutti gli italiani all'estero,
con la madre patria. La settimana scorsa ero a Toronto e ecco, proprio ho mandato un messaggio a Riccardo, che ecco, ho spoilerato anche uno dei prossimi premiati, proprio perché vedevo l'emozione della comunità italiana di Toronto. Quando parlavo di Un posto al sole e parlavo di Riccardo, e magari Riccardo dopo potrà confermarlo, si emozionavano solo al pensiero di avere un riferimento, ma non con il personaggio, proprio con la realtà italiana, proprio con ecco, è un qualcosa veramente di particolare. Quindi con molto orgoglio io, in prima persona, ma soprattutto con l'orgoglio degli italiani, mi fa molto piacere premiare il Posto al Sole, che ricordiamo è la produzione più longeva e anche la più seguita nel mondo. Ma a proposito, abbiamo parlato degli attori, sì. Abbiamo oggi ospiti due icone di questa fiction. Magari sì, perché dopo la produzione adesso invece vogliamo conoscere i premiati, sono appunto due attori, e cominciamo con Marina Giulia Cavalli, la nostra premiata di questa edizione. Grazie a lei per essere qui, e permettetemi di sottolineare un aspetto di questa produzione, ringraziare sia gli attori che la produzione, quindi la Cinzia Guzzi, per il loro impegno culturale. Ecco perché Un posto al sole, parlavamo prima di cultural heritage, Luigi Liberti accennava alla longevità del programma. Ecco, questo programma fornisce anche all'estero, per questo è apprezzato, penso, anche all'estero, uno spaccato della società italiana, ma uno spaccato che fotografa anche quella tradizione, quei valori che sono rimasti costanti, mutando nel tempo, nella nostra società, e quindi sono quei valori che all'estero riconoscono e che Un posto al sole ha trasmesso nel tempo. Quindi grazie veramente, perché propone all'estero i nostri, e non solo all'estero, lo ricorda anche a noi stessi, i nostri valori fondamentali di una società che è ancora fondata sui nuclei centrali, sulla famiglia, con le sue difficoltà, le sue sofferenze, ma che mette al centro anche la dimensione tipica e umana, quell'umanesimo che ci contraddistingue e per cui siamo apprezzati ovunque nel mondo. Quindi, grazie a lei per essere qui e complimenti. Adesso Luigi consegnerà il premio. Grazie di avermi invitata. Fare questo? Sì. Sì. No, grazie di avermi invitata. Sono felice, speravo di avere qua Riccardo di fianco a me, però vedevo che c'era un solo posto, qua mi mandano da sola. Non sono portatissima. Ecco, che meraviglia, vieni qua Riccardo. La scaletta non prevedeva questo, no, ma allora siccome vabbè, normalmente io sono abituato a fare senza scalette qui, quindi lo facciamo sedere qui, al mio posto. Proprio perché, spiego la motivazione, la do subito, proprio perché siccome abbiamo detto che il Parlamento è la casa degli italiani, e con questo programma, eccetera, questa produzione, voi rappresentate la cultura genuina, la tradizione genuina culturale italiana, io sono felice di cedere il mio però posto, che poi riprendo. Vorrei fermare solo un attimo. Ma mi vado a sedere di là. No, anche perché... No, volevo anche chiarire una cosa, però adesso mi fa piacere, ma la mia è stata... Ciao Riccardo, grazie. Vorrei... Amore, ci siamo baciati poco fa. Ci baciamo. No, volevo invece sottolineare il fatto: noi siamo una squadra fortissima, molto unita, siamo molto legati, lavoriamo bene insieme, difficilmente ci sono contrasti, eccetera. Però vorrei ricordare, infatti, questa cosa un po' mi fa piacere, ma mi dispiace, che noi siamo interpreti, attori anche a sé stanti, no? Per cui tante volte ci
ci confondono un po' con il personaggio. Mm-hmm. Molto spesso quando siamo in giro mi vedono, ah, l'attrice che fa Ornella, oppure mi dicono la dottoressa, e dopodiché mi chiedono, ma dov'è Raffaele, dov'è Viola, dov'è, come se noi dovessimo sempre vivere tutti insieme. No, siamo dei professionisti, ognuno fa, no, il suo ruolo, la sua parte, e gioca la sua partita qua e anche in altre produzioni. Eh beh, sì, in effetti devo dire, la produzione di Un posto al sole ci lascia anche la possibilità di fare altro, e questo è un'altra eccellenza che non capita in tutte le produzioni. Devo dire che con Marina Giulia abbiamo condiviso quasi la stessa entrata nello stesso anno. Tu qualche mese prima di me. Esattamente, ma di poco. 2 o 3 mesi. E io credo che noi siamo entrati per lavorare, e piano piano, amando Napoli, amando anche le certe incongruenze, e poi imparando ad amare tutti i napoletani, tutte le stravaganze, le bellezze che Napoli offriva, e il luogo lavorativo stesso, ci siamo resi conto di stare in una macchina che non era semplicemente una produzione televisiva, ma era veramente una famiglia che stava costruendo qualcosa di importante, e noi lo abbiamo vissuto, perché siamo entrati alla fine della 5ª serie e siamo adesso alla 26ª serie. Considerarci all'interno di un'eccellenza è per noi un grande privilegio. Quindi ovviamente credo di interpretare anche Marina Giulia Cavalli, che in questo momento noi siamo profondamente grati sia al premio che voi ci tributate, e sapere che noi nel mondo siamo qualcosa di eccellente. Noi italiani siamo delle eccellenze. Questa è una cosa che io vorrei ricordare, e che forse gli italiani stanno dimenticando, in un momento in cui l'Italia purtroppo non ha un peso come dovrebbe avere in tutto il mondo. Questo vorrei, ed è l'augurio che io mi auspico, per il nostro futuro, non solo politico, ma proprio a livello nel mondo, che l'Italia possa riappropriarsi di quella che era la sua eccellenza. E noi lo stiamo facendo nel nostro piccolo, che anche gli altri facciano il loro. Io sono convinta che Un posto al sole resterà nella storia della televisione italiana. Cioè, non è una convinzione così campata in aria, ma semplicemente perché veramente ha seguito un iter racconta, diciamo, l'epoca che noi stiamo vivendo, perché dura così tanto, perché è amata trasversalmente. Noi abbiamo un pubblico che va dal ragazzino di 7-8 anni alla persona anziana, i ragazzi di 20 anni che lo vedono coi genitori, che continuano a vederci, che ci seguono su RaiPlay, perché oltretutto ormai con questa possibilità di vedere magari tutta la settimana insieme, non sono solo gli ascolti che si fanno di giorno in giorno. È semplicemente che uno ormai ha preso l'abitudine, ma ogni tanto lo faccio anch'io. Ma infatti, fa la settimana e se ne vede tutti insieme. Guardano di più Rai Play che Rai Italia. Mi dicevano che non è, guardano, prima era solo l'appuntamento su Rai Italia, invece adesso con Rai Play possono vedervi tutta la settimana. Quindi veramente gli ascolti, siete sempre di più nella vita quotidiana. Esatto, e a me piacerebbe lanciare qua un'idea, perché da quello che ho capito, che so, magari sbaglio, Un posto al sole viene trasmesso in lingua originale in tutte le perché ne possano usufruire tutti gli italiani che vivono all'estero. Però perché non sottotitolarlo? Beh, questo lo devi chiedere probabilmente a no, però no, quello che ti voglio dire. Ma siccome c'è gente di Israele che ci guarda, io ho incontrato. No, però sai cosa che è importante? Le terze e quarte generazioni di italiani all'estero sono persone che parlano solo in inglese, e tramite Un posto al sole
hanno il loro contatto e la loro possibilità di imparare l'italiano. Ecco, avete una funzione ulteriore. Quello sì, però viene... pensa se ci fossero i sottotitoli. Però terza e quarta generazione parliamo di ragazzi che vanno dai 20 ai 30 anni, 15-30 anni, quindi diciamo viene in automatico, che probabilmente, ecco, se non fate non vi sottotitolate, quindi non andate voi dagli stranieri, chiamiamoli così, è in automatico che magari vengono loro dall'Italia. Quindi ecco, questo dovrebbe essere secondo me un merito ulteriore. Sì, ecco. Ma la mia ambizione è quella di far godere un posto al sole anche a coloro che niente hanno a che fare con l'Italia. Però ecco, potrebbero avvicinarsi, ecco, magari questa è più una cosa di Sofia che come filosofia, perché ecco, all'estero non si usa il doppiaggio, quindi solo i sottotitoli, però ecco, molti magari per vedere delle produzioni americane ci siamo avvicinati a guardare i film, le produzioni in lingua originale, quindi imparando certo, l'inglese. Certo. Può essere un motivo in più anche per far imparare l'italiano. Anche perché come si può doppiare Riccardo Polizzi Carbonelli? Io sarei curioso perché io faccio anche il doppiatore qua in Italia, quindi sarei curioso di sentire com'è Roberto Ferri doppiato in spagnolo. No, ma poi era simpatico pure in un messaggio appunto che mi rifaccio la settimana scorsa, ha fatto un messaggio tra virgolette dolce. Due ne ho fatti di messaggi, ho controllato. Ne ha fatto uno abbastanza dolce alla Riccardo e poi ha cambiato e ne ha fatto uno alla Ferri. Sì, faccio due tipi di saluti, uno morbido e uno un po' più aspro. Ma tanto adesso anche Roberto Ferri è diventato... Aspro? No. Tenero. Tenero. Tenero che si taglia con... No, vabbè. Comunque guarda, io sono veramente contenta, vi ringrazio. Sono molto contento appunto perché era... Tra l'altro speriamo che la vostra era una premiazione diciamo abbastanza vecchia tra virgolette. Sì, faticata. Solo che a causa del Covid abbiamo dovuto rinviarla. Noi però ci siamo tenuti in formalina molto bene, devo dire. Sì, vero? Ci siamo conservati benissimo. Assolutamente, io mi sento uguale a prima. Permettetemi di sottolineare, poi i signori attori mi correggeranno. Non c'è bisogno. Si sente. L'Italia ha la scuola di doppiaggio migliore. Grazie, meno male. No, beh, ci abbiamo anche altri nomi molto più illustri del mio che fanno questa attività da parecchi anni e che hanno avuto anche dei ruoli a un posto al sole. Abbiamo avuto Luca Ward, Giorgio Borghetti attualmente, insomma di attori e doppiatori comunque importanti. Comunque Marina Tagliaferri sta doppiando la Meryl Streep. Meryl Streep, ragazzi. E canta. Meno male. Allora possiamo questo da un inizio da qua. Sì, diciamo che questi, infatti. Ok, siamo tornati allora al momento della premiazione, però siccome è singola, quindi io vorrei invitare il nostro Riccardo a tornare al suo posto, così come il nostro Gianni, così lo coinvolgiamo nel momento della premiazione, anche perché abbiamo parlato tantissimo. Loro, infatti, si sono espressi. Io volevo chiedere alla nostra Marina Giulia Cavalli, volevo fare semplicemente una domanda. Lei rappresenta un po' l'icona, no, del nostro grande cinema, il cinema che forse oggi non esiste più. Quindi le chiedo, al di là che stiamo parlando dei talenti che sono andati in America, però cosa trova oggi di diverso nel cinema italiano? C'è qualcosa che vorrebbe cambiare? Io in realtà di cinema non ne ho fatto molto. Ho fatto dei film per il cinema, ma soprattutto... televisione, quindi io vorrei cambiare le protagoniste dei film italiani e farli tutti con Marina Giulia Cavalli come protagonista. brava. E allora passiamo a leggere la motivazione, no? Sì. Perché riceve questo premio Marina Giulia Cavalli? Questa è la nostra motivazione, perché è una bravissima attrice.
conosciuta dal grande pubblico televisivo per il ruolo della dottoressa Ornella Bruni in Un posto al sole. È entrata nel cast a partire dalla puntata 1090, quanti ricordi, no? E si è subito affermata come icona della produzione italiana più seguita nel mondo. Quindi premio Patrimonio Italiano Award, sezione spettacolo, a Marina Giulia Cavalli. Grazie, grazie. Scopriamo chi sarà il prossimo, è una sorpresa, vi abbiamo lasciato un po' con la suspense finale, e però abbiamo avuto la protagonista femminile e non poteva mancare il suo partner d'eccezione, Riccardo Polizzi Carbonelli. Ecco. Allora adesso però dico qualcosa io di te, Riccardo. Allora, intanto lui è un attore e un doppiatore italiano e oltre a essere conosciuto, lo sapete, per Un posto al sole, però ha recitato anche al fianco di attori molto famosi come Terence Hill, Stefania Sandrelli e Elena Sofia Ricci. Ma c'è una cosa che mi ha colpito di te, devo dire, Riccardo. Io ho letto che nel 2014 L'arte della felicità, che è il film nel quale tu hai prestato la tua voce, ha vinto per la prima volta un premio importantissimo, no? Quindi questa è una conferma che oltre a essere un bravo interprete, la cosa più importante e più difficile è proprio il mestiere del doppiatore. Pronto, buonasera signore, benvenuti, siamo qui a Camera dei Deputati, signore Versi. Allora, lì fu un esperimento meraviglioso di una factory napoletana che ha fatto anche altro, Cinderella Man, ha avuto altri premi. E noi avemmo un premio ex aequo a Venezia, al Festival del Cinema, e poi fummo premiati dal sindaco di Napoli come eccellenza, anche lì le eccellenze che si fanno avanti, che timidamente si mostrano all'orizzonte. E è stata un'esperienza meravigliosa perché io mi sono affidato a un regista, normalmente o mi dirigo o mi faccio dirigere solitamente a Roma, dove si svolge il doppiaggio. Questo era un animatore e regista che mi ha dato delle informazioni e io le ho seguite. Ed è andata bene, il lungometraggio ha avuto molto successo e mi ha fatto piacere far parte di una cosa ulteriore a Napoli, quindi è successo un doppio miracolo, perché effettivamente quello che dobbiamo dire è che Un posto al sole, con il fatto che viene girato in un centro di produzione RAI di Napoli con dei dipendenti della RAI e con una produzione Fremantle, è una commistione, diciamo che non è facile, però quando regna rispetto, educazione, civiltà, rispetto dei reciproci ruoli, diventa un miracolo che si conclama ogni giorno. E questo non è una cosa facile o è una cosa che va per scontato. C'è un nostro carissimo collega che si chiama Patrizio Rispo, che fa Raffaele Giordano a Un posto al sole, che dice: il negativo si elimina da solo. E in effetti è vero, perché noi facciamo spogliatoio, facciamo gruppo, e quindi è difficile che una mela marcia possa attecchire. Ed è anche un luogo dell'umiltà, perché è un luogo dove nessuno di noi fa il divo, ma proprio le ultime puntate che sono andate in onda hanno dato prova che se si lavora tutti insieme con la grande collaborazione e con grande umiltà si può raggiungere un risultato anche di veridicità, di sentimenti importanti, dolorosi, di sofferenza. E quindi io sono veramente grato, profondamente grato a quello che faccio e a tutte le persone che mi seguono. Quindi per me questo premio è dedicato a tutti i miei colleghi e a tutte le persone che lavorano all'interno di questa grande produzione. Grazie della tua testimonianza e del tuo intervento.
Vai. Passerei alla, ecco, subito alla motivazione. Perché diamo questo premio a Riccardo Polizzi Carbonelli? Perché è riuscito a rendere Roberto Ferri, il suo personaggio di Un posto al sole, tra i più amati della serie, donandogli 1000 sfumature diverse grazie alle sue spiccate doti attoriali. Complimenti. Devo di nuovo intervenire e dire grazie anche alla scrittura, grazie anche al tempo che abbiamo avuto a disposizione. Su una cosa di Marina Giulia Cavalli vorrei dire che io ho visto anche dei bellissimi film dove lei è un'attrice comica, brillante, che forse molti non sanno, perché lei ed io abbiamo una vis comica, devo dire, non indifferente, però ovviamente facciamo dei personaggi un po' più seriosi. Grazie ancora. Ed ecco la consegna del premio che va a Riccardo Polizzi Carbonelli, attore e doppiatore italiano. Adesso passiamo alla prossima premiata, che poi è l'ultima, no? Sì. Di questa nostra edizione. Miriam Cortese, così la conosciamo meglio, intanto mentre ci raggiunge con l'applauso. Prima leggo la motivazione, Miriam, e dopo ti lasciamo la parola anche per raccontarci quello che stai facendo attualmente, che poi è la cosa che ci interessa di più. Allora, è una giovanissima modella italiana, già nota in concorsi internazionali, si sta affermando come icona italiana all'estero, posando per diverse riviste internazionali e partecipando a videoclip musicali, quindi questa è la motivazione. Allora, Miriam, raccontaci un po'. Innanzitutto ringrazio di essere qui e di aver avuto questa opportunità, infatti sono davvero emozionata e ho intrapreso questa carriera già da qualche anno e sono davvero fiera di rappresentare l'Italia, che è veramente un paese invidiabile in tutto il mondo, sia per la sua cultura, per il suo patrimonio culturale e, come nel mio caso, nella moda. Infatti, per esempio, per citare, Milano Fashion Week è famosa in tutto il mondo e tutti gli attori, tutte le persone famose vengono in questo evento per appunto visitare anche l'Italia. Oltre a Milano Fashion Week voglio anche citare Napoli Fashion Week, che è un progetto a cui sto partecipando e spero che in un futuro possa andare in porto come Milano Fashion Week, che purtroppo non è ancora famoso come questa che ho citato, appunto per portare in tutto il mondo, oltre alla cultura di Milano, alla cultura di Napoli, che sono al paese dove appunto vengo e quindi che sono fiera di essere napoletana oltre questo. Tornando al discorso di prima per il patrimonio... Scusa, se non mi sbaglio, Napoli Fashion Week mi pare un progetto che abbina luoghi storici di Napoli con la moda. Esattamente. Qualcosa del genere. Sì, infatti è ispirata proprio a Napoli, alla sua cultura, alle sue origini. Perché mi sembra di aver letto una volta che c'era... Esatto. Non sapevo che facevi parte anche di questa, però sì, avevo sì. letto di questo. Da quest'anno faccio parte anche di questo progetto e spero che possa andare in porto, così per conoscere Napoli. Per esportare, diciamo, un modo in più per esportare la cultura italiana al mondo. Tornando appunto al patrimonio culturale, oltre a fare la carriera di modella, studio alla Federico II nel settore di archeologia e beni culturali, appunto perché sono affascinata, soprattutto qui sono onorata di essere a Roma, che è la città eterna e quindi praticamente porta invidia a tutto il mondo, e sono innamorata di questa città, di questa nazione, e quindi sappiamo ben poco alla fine e sono davvero curiosa di sapere tutti i segreti di questa nazione. Perfetto, grazie Emilia. Grazie a voi. Adesso provvediamo alla consegna. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, in chiusura abbiamo finito le premiazioni
le premiazioni di persona. Ora però ecco, ne facciamo una a distanza particolare. La settimana scorsa a Toronto si è giocata per la prima volta nella storia storia del campionato di calcio professionistico americano una partita con 4 calciatori italiani. Ovviamente è un evento che è stato molto sentito dalla nostra comunità all'estero, e in quell'occasione ci siamo recati a consegnare il Patrimonio Italiano Award ai 4 calciatori che sono Corbo, Lorenzo Insigne, Bernardeschi e Criscito, che sono diciamo due di loro sono anche calciatori della nostra nazionale di calcio. Per, tra virgolette, omaggiarli e ricordarli, abbiamo qui le loro magliette, poi magari dopo le esponiamo, invitiamo magari Sofia, Miriam a darci una mano, così li rendiamo con noi, partecipi con noi. Gianni, in chiusura un tuo saluto. Sì. No, grazie a tutti per essere qui, e un grazie che faccio a titolo personale e a nome dell'onorevole Nissoli. Il patrimonio italiano, il premio Patrimonio Italiano Award, suggella quello che è in fondo la promozione della cultura italiana, l'espressione della cultura italiana intesa come cultura materiale ed immateriale. In questo contesto abbiamo parlato di cultura immateriale, quindi di cinema, di arte in un certo senso. Adesso tra poco Luigi mostrerà un aspetto del patrimonio culturale italiano che è quello calcistico. Ecco, l'Italia è una delle patrie del calcio, non a caso 4 giocatori italiani di particolare rilevanza giocano 3 a Toronto e 1 a Montreal. Gianni, scusami, poi 4 contemporaneamente, però poi sì, ricordiamo, in quel caso, che c'è anche Giorgio Chiellini che gioca a Los Angeles. Certo, negli Stati Uniti, io ho detto in Canada. Però ecco, quindi è anche un modo diverso di vivere lo sport rispetto ad altri sport che si sono affermati in questi contesti nordamericani. Per cui grazie veramente. Il fatto che ci troviamo qui nella sala stampa della Camera significa che le istituzioni prendono sul serio il vostro impegno, l'impegno di ciascuno. Io colgo l'occasione anche per salutare, ho salutato prima Sua Eccellenza, vorrei salutare un altro premio, ma un'altra persona, una giornalista importante di Radio Vaticana, che sta con Sua Eccellenza e che riceverà il premio, un altro premio molto importante, che è il premio degli ambasciatori presso la Santa Sede, quindi il premio letterario Fausta Speranza. Quindi diciamo è un concentrato di cultura oggi, ecco, un concentrato di cultura di cui, ecco, quindi il premio degli ambasciatori, e quindi Sua Eccellenza anche era della giuria, quindi però non parliamo di questo adesso. No. Questo è riservato al patrimonio italiano, e quindi lo dicevo semplicemente per sottolineare che il Parlamento può essere anche, e non solo, anche il luogo dove si riflette insieme sull'importanza della cultura e su come promuoverla al meglio. E grazie anche agli amici di Patrimonio Italiano Award che con il loro operato la promuovono nel mondo. Grazie, e potete fare le foto con la maglietta adesso. È un saluto carissimo a tutti gli amici che ci seguono attraverso, io guardo di là, ma c'è la telecamera, un saluto carissimo a tutti gli amici che ci seguono attraverso la web TV della Camera. Grazie anche a voi per essere stati con noi. Adesso inviterei Sofia e Miriam a fare la foto così con le maglie dei calciatori, e dopo magari tutti premiati con il loro riconoscimento. La regia può scollegare la telecamera adesso.